Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi prepariamo insieme un pane semplicissimo. Sono sicuro che non esiste nulla di più facile da preparare. È letteralmente alla portata di tutti ed è di una sofficità pazzesca. È un pane davvero particolare perché è formato da tante palline tutte messe insieme e potete dare la forma che volete. Noi abbiamo deciso di creare un bellissimo grappolo d'uva. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in una ciotola 250 ml di latte tiepido, 25 g di burro fuso, 5 g di lievito secco e 25 g di zucchero. Mescoliamo per bene, poi iniziamo ad aggiungere 300 g di farina zero, poco alla volta. Con metà della farina ancora da aggiungere, mettiamo 3 g di sale e continuiamo ad aggiungere la farina. Mettiamo da parte il frustino e iniziamo a mescolare con una spatola finché la farina sarà incorporata all'impasto. Il composto deve essere abbastanza grezzo. Lo sistemiamo un po', lo copriamo con pellicola e lasciamo lievitare nel forno spento solo con la luce accesa per un'ora o fino al raddoppio. Ecco qua il nostro impasto. Ora lo spolverizziamo con farina e lo trasferiamo sul piano da lavoro infarinato. Mettiamo un po' di farina anche sopra, lo lavoriamo un po'. E con le mani diamo una forma rettangolare. Con un tarocco tagliamo delle strisce verticali di 2-3 cm. Poi procediamo in modo orizzontale, formando dei quadratini. La particolarità di questa ricetta è che devono essere tutti diversi, quindi il peso delle palline varierà da 10 a 20 grammi. Prendiamo un pezzettino, lo pieghiamo a metà e portiamo tutti gli angoli verso il centro. Se vediamo che si appiccica, mettiamo un po' di farina e continuiamo a lavorare. Infine gli diamo un po' di pirlatura con le mani e voilà! Continuiamo così con tutti i restanti quadretti. Guardate che belle che sono le palline! Adesso le adagiamo delicatamente su una teglia con carta forno e procediamo creando la forma del grappolo d'uva. Ecco a voi la forma finita. Copriamo con pellicola trasparente e mettiamo in forno spento con la luce accesa per 15 minuti. Poi accendiamo il forno a 175 gradi statico. Spennelliamo le palline con latte tiepido e cuociamo a forno ben caldo per 20-22 minuti al massimo. Appena sfornato, spennelliamo il pane con del burro, così da dare lucentezza e un ottimo effetto visivo al pane. Guardate che meraviglioso pane che abbiamo creato in così poco tempo! Ammirate la sua struttura interna, è di un morbido che si rompe in mano. Sono soffici come una nuvoletta, e si rompono con solo due dita. Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo insieme questo meraviglioso bubble bread. Guardate che belle soffici che sono le palline. Adesso le assaggio. Cosa posso dirvi? È il pane più soffice che ho mai assaggiato. E sì che insieme alla mamma in questi anni ne abbiamo fatte davvero di tantissime tipologie. È bello soffice, gustoso e ha questo leggero sentore di burro. La sua particolarità è che può essere gustato con tutto, con la marmellata e la cioccolata la mattina.
oppure può essere benissimo accompagnato anche con un salato. Ve lo raccomandiamo perché è davvero meraviglioso. Insomma, è assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo al prossimo video!